Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video tecnica. Oggi vediamo la canutiglia, vediamo che cos'è questo componente tecnico e come utilizzarlo. Allora, eccoci qua, questa è la canutiglia. Vediamo subito che è disponibile in tantissime finiture, da abbinarla così a tutti i componenti che abbiamo disponibili, quindi si va dal classico argentato al dorato, l'argentato rodeiato, rame, bronzo e rose gold. Vediamo ora da vicino la canutiglia. La canutiglia è questo componente, questa diciamo spirale di metallo, vedete? Molto flessibile, una specie diciamo di molla. Allora, a cosa serve la canutiglia? La canutiglia diciamo ha la stessa funzione del salvafilo, che forse già conoscete. Il salvafilo è questo componente qui e entrambi hanno la stessa funzione, infatti hanno lo scopo di proteggere il filo, di proteggerlo dall'usura, dal continuo attrito che si può andare a formare stando a contatto con i componenti o gli anellini della chiusura. In questo bracciale vediamo, no, come è stata impiegata la canutiglia, quindi si è andato proprio a ritagliare un pezzettino di canutiglia, dentro si è fatto passare il filo e quindi si è andato a formare questo archetto che poi proteggerà per sempre nel tempo il filo, impedendo che il continuo contatto con l'anellino, in questo caso del link, rompa o usuri il filo. Quindi, date le caratteristiche, comunque lo scopo della canutiglia, diciamo che le principali tipologie di filo con le quali si utilizza la canutiglia è senz'altro il cavetto d'acciaio, ma anche il classico infilaperle. Ora vediamo come utilizzarla. Allora, la canutiglia vi viene fornita in questo modo, no? In un filo, e quindi ne andiamo a tagliare un pezzo. Generalmente basta tagliare circa 1 cm, ma poi in base alle vostre esigenze potete insomma scegliere di tagliare di più o di meno. Ecco qui, abbiamo tagliato il nostro pezzettino che andrà a formare questo archetto che abbiamo visto prima. Questa è proprio la caratteristica con cui si distingue la canutiglia dal salvafilo, no? Perché il salvafilo è già un componente predisposto con una determinata misura, invece con la canutiglia potete regolarvi in base alle vostre necessità. Allora, come la classica chiusura dello schiacciano, iniziamo inserendo lo schiaccino. Poi prendiamo il pezzettino di canutiglia e inseriamo il cavetto d'acciaio all'interno del foro. Eccoci qua. Una volta che ci troviamo in questo modo, passiamo all'interno dell'anellino del moschettone e inseriamo, come appunto seguendo i passaggi della classica chiusura di uno schiaccino, ci inseriamo nuovamente dentro lo schiaccino. Vedete, si sta formando l'archetto. Ecco qui. Ed ora siamo pronti per schiacciare. E questo è il risultato. Prima abbiamo visto che la canutiglia è disponibile in tantissime finiture differenti, ma è anche disponibile in diversi spessori, in diverse misure. Si parte dalle misure più piccole, come questa da 0,70, poi da 0,90 a una misura di circa 1 mm. Fino alla più grande di circa 1,8 m. Queste misure si riferiscono al diametro interno della spiralina e vi sono utili per capire quale canutiglia dovete scegliere in base allo spessore di filo che andate ad utilizzare. Come gli altri componenti tecnici, trovate la canutiglia nella sezione componenti del sito Hobby Perline, nello specifico nella categoria schiaccini e terminali. Questo è tutto per quanto riguarda la canutiglia. Sapete che per qualsiasi chiarimento o dubbio siamo sempre a vostra disposizione sia sui nostri canali social che a info@hobbyperline.com. Ciao!